valore c'è, ci si può lavorare. E allora io decido di tenere tu, sì, per il caro re, per la cara patria, per il caro vita ho finito i soldi. Io vado fino in fondo, sì, sì, a questo punto andrò oltre. E quindi organizzo un'altra festa, sempre a spese del contribuente, soltanto che questa volta magari la facciamo in stile Pontevedrino, anche perché quella è alla francese, non si mangia, non si mangia. Invece alle feste Pontevedrino ci sono i pasticcini, c'è l'abbacchio scontadito che è buonissimo, ci sono le polpette, e insomma organizzo questa meravigliosa festa in stile Pontevedrino, sperando che ritorni l'amore tra il conte Danilo e la signora Clara. Arrivano tutti e due, e la signora Clara rapisce tutti gli ospiti perché canta per noi una romanza altamente patriottica. La signora Clavari canta la romanza della bella ninfa, la Lavinia. Sempre una più del diavolo e noi uomini
non capiamo più un cavolo. Ah, le donne! Con le donne! Con le donne! E come gira se abbia via? Se non fossiamo le donne! Non è regola, penso! E la vede dalle donne! Si ne fa! E si fa! Ma che cosa fa?
dare la buca del capitone a Chiavari. Cosa ci fa un capitone a Chiavari? Avrà le ambientine che l'aspettano. Allora, ruolo del capitale a Glavari, famosa città di Glavari, no? Evasione fiscale. Evasione di Anna Glavari. Interessante, eh? Oh!
Il destino però non aiuta i tuoi giovani amanti, perché si danno appuntamento proprio nel padiglione dove ci siamo dati appuntamento col barone Zeta e col conte Camillo. Quando il barone Zeta vede Camillo De Rossione nel padiglione con una donna che non riconosce lì per lì, chiama tutti, vuole lo scandalo perché spera di eliminare un concorrente alla mano della signora Clavari. Niente di più sbagliato, perché lo scandalo sta per cadere sulla sua famiglia e, visto che il nostro ambasciatore, su tutto il Pontevedra. E a quel punto intervengo io e finalmente ho capito cosa fa un cancelliere. Cancella le prove di un adulterio e fa uno scambio di persona. Sì, al posto della moglie di sua eccellenza ci vuole una signora sola, e purtroppo nei paraggi una sola si presta allo scambio: Anna Clavari. Quando arrivano tutti, scoppia un mezzo scandalo, ma in realtà almeno Valenciennes è salva. Salvo l'onore dell'ambasciatore, ma non salvo il Pontevedra, no? No, perché il conte Danilo ci resta malissimo, si arrabbia e allora decide di fare una passeggiata alla Chimaxima, divertirsi mentre la povera signora Clavari è costretta a fare una falsa promessa di matrimonio con Camillo De Rossione. La situazione sembra perduta, mi arrivano una marea di telegrammi da parte di sua maestà che dice: intervieni, io oggi non so cosa fare, non so cosa fare, allora basta, io almeno per un po' stacco la spina. E come ogni poveraccio già indebitato e senza un soldo che vuole staccare la spina, io ho Parigi ai miei piedi e faccio follie e nuovi debiti.